Associazione Bergamaschi e Vescovo alla festa degli anziani italiani di Londra. Ed infine siamo stati nella Casa Italiana Vincenzo Palotti, che organizza ogni martedì una serata dedicata agli anziani italiani a Londra, dove si autofinanziano, mangiano e ballano tutti insieme. Questo martedì c'è stata anche la gradita presenza da parte del Vescovo di Westminster, che ha ricevuto il libro Emigranti nel cuore da Radames Ravelli dell'Associazione Bergamaschi di Londra. Prego il servizio. Ogni martedì alla Casa Italiana Vincenzo Palotti, gli anziani connazionali che vennero a Londra decine di anni fa si riuniscono per pranzare e ballare insieme in allegria nel cuore della vecchia Little Italy della capitale. Questo martedì un ospite speciale ha partecipato al pranzo. Si tratta del vescovo di Westminster, Paul McKillenan, che ha espresso ai nostri microfoni tutta la sua felicità nell'aver partecipato alla vita della comunità italiana più anziana. The Italian community has contributed so much to the church in the Diocese of Westminster for many years, and here once again we see the Italian community coming together to share joy, to share their culture and their language and their food, and it's been a wonderful experience to be part of it. Ma è stata anche l'occasione per l'Associazione Bergamaschi di Londra di consegnare al Vescovo il libro Emigranti nel cuore, che racconta le storie di emigrazione dei bergamaschi nel mondo, come ci spiega Radames Ravelli. Il libro che è stato consegnato al Vescovo, Bishop Roberto, parla di 50 anni della storia dei bergamaschi nel mondo e della loro emigrazione, di quello che hanno fatto 50 anni fa, dagli anni 70 al post-Seconda Guerra Mondiale. È stata raccolta le informazioni, i dati di tutti i bergamaschi e di anche certi italiani che hanno vissuto all'estero, quello che hanno subito, quello che hanno ottenuto. Adesso con l'immigrazione è la stessa cosa, in modo diverso, perché si trovano la porta aperta a molti immigrati italiani o bergamaschi. Però non bisogna dimenticare in assoluto quello che hanno fatto precedentemente noi gli altri, perché se noi abbiamo la possibilità di poter andare in America, in Australia, in Sud America, in Francia, in Germania, in altre nazioni anche dell'Unione Europea, è per grazie di questi immigrati che sono partiti prima loro e hanno dato a noi la possibilità, le porte aperte e una sorta e le strade più pronte, più libere per noi per immigrare e trovare lavoro. Ogni martedì gli italiani che vennero qui negli anni 50, 60 e 70 e contribuirono a costruire un pezzo di storia londinese si autofinanziano un pranzo per stare insieme e per sentirsi ancora parte fondamentale della vecchia Little Italy, con il presidente uscente dei Comites, Pietro Molle, ad animare la bella festa, come ci racconta il parroco della Chiesa Italiana e Cattolica di St. Peter a Clerkenwell, padre Andrea Fulco. Buonasera a tutti, abbiamo terminato il nostro consueto pranzo con i nostri anziani migranti qua a Londra, nella nostra chiesa italiana. Che dirvi, nonostante questo tempo un po' di confusione, di restrizioni, però non dobbiamo mai tralasciare la bellezza dello stare insieme, ovviamente tutelandoci da quelle che sono le varie difficoltà sanitarie, però vedere gli anziani riunirsi, ballare insieme e socializzare è sicuramente uno degli aspetti più belli dell'essere comunità. Questa chiesa italiana da tanti anni ha sempre lavorato per creare comunione e fare comunità tra i nostri immigrati. Grazie a tutti e speriamo che anche dopo questa pandemia continuiamo a svolgere questo servizio nel bene di tutti e di tutti gli italiani che sono qui a Londra. Grazie. Daniele Pace per Italy Today UK.